Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sbrisolona ai frutti di bosco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono confettura di frutti di bosco, farina di tipo 00, burro, zucchero, scorza di limone, vanillina, uova e tuorlo, sale, un cucchiaino raso di lievito per dolci e frutti di bosco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza di limone. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Lo Aggiungere il burro, la farina, le uova e il tuorlo. Un pizzico di sale, la vanillina e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la divideremo in due parti uguali. Le Una parte la stenderemo con il mattarello tra due foglie di carta da forno. Dopo aver steso la frolla, trasferiamola in uno stampo da 26 cm di diametro rivestito con carta da forno. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Aggiungere la confettura di frutti di bosco. E livellare bene. Aggiungere i frutti di bosco, sbriciolare su tutta la superficie pezzetti di frolla. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La sbrisolona è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Sbrisolone i frutti di bosco. Grazie e alla prossima ricetta!